sono di più delle cose di più. I. O. San. S. O. Rio. C. E qua, ancora. I. O. San. S. O. Rio. C. Doppio. E qua, doppio. Importante che le mani non siano aperte, ma siano chiuse verso l'interno. Non il movimento, sì. Importante che le mani non siano troppo chiuse, ma un pochettino verso di lui, perché poi vanno a prendere nella lotta. Gioco didattico, eh? I. O. San. S. U. Liu. Doppio, come lungare, no? Come lungare doppio, come Dragon Ball. Sì. Va. Questa è educazione per i bimbi. Perché strategie di tre? Il maestro non voleva? L'automatismo. L'automatismo non vuole. Anche chi attacca è una strategia. Due volte bassi, una volta alto, stop. Due volte alto, una volta basso, così c'è una strategia, come poi farai di gamba, no? Oppure di mano, no? Un po' di strategia. Mi posso dare anche tutti gli altri. Un po' te lo telegrafo, non sto a fartelo all'improvviso, ti aiuto a fare la tecnica. Passo avanti, libertà con i rimbalzi. Cosa vuol dire rimbalzo? Vuol dire che la stessa mano può colpire, ad esempio, pugno basso, pugno alto, pugno basso, pugno alto, che diventa nel gioco, la stessa mano può colpire più volte. Questo insegna a non aprire troppo, perché se apro troppo quello arriva proprio. Insegna che tu apri il giusto e se io vado su, tu invece hai subito la mano. Se io vado su, hai subito la mano. Se invece apri troppo, arriva, chiaro, no? Anzi, mi aiuti. Quindi come esercizio, 1, 2, 3, con rimbalzi. Non sai quanto li faccio. Non sai, sono sempre a ritmo di tre, ma tu non sai quanto li fai. Esatto. Il rimbalzo insegna a chi difende di non aprire troppo, di non aprire troppo. Se apri troppo, ritorna. Se invece apri il giusto, io anche se vado basso, tu mi fermi. Ci siamo capiti, no? Come con i bimbi va bene. Come arte marziale. Arriva? È chiaro, uno solo, come arte marziale è chiaro che sono qui, io ho subito il viso ad esempio, ma quante volte in arte marziale anche con la spada, sì. Tiao Chin nel Talang anche con la spada, no? Dai. Esatto, e subito ritorna, ma nella lotta, ok, l'altra parte, nella lotta cerca, fai a me. Esatto, piccolino sempre, sì, non spingere, mi spiego, anche qui se spingo troppo perdo tempo e quello magari lui che mi va a prendere, no? Sempre, sempre piccolo e va a prendere il vestito, sì, proprio così, sì. Fammi un po' di vibrazione, sì, che tu puoi, esatto, la forza ce l'hai, usala, ok, sì, yes, questo, quando prendi così, con la gamba dietro, è il vantaggio tuo, tu hai vantaggio. Questa è un'ottima posizione. Quando prendi così, è meno buona. È buona lo stesso, ma è meno buona. Questa è la posizione migliore. Sì, terra, questa è la posizione migliore nella lotta. L'altra ci devi lavorare lo stesso, però questa è la posizione migliore nella lotta. Arriva. Questa è la posizione migliore nella lotta. Questa è la posizione che mi permette te. Arrivo con quella. Questa è mi. Vedi che anch'io tu ti hai già messo qui, passa via, ok, c'è una posizione migliore per fare tecnica, una peggiore, basso, anche col basso, partendo questa volta da aperti, posso andare a cercare lo stesso la presa, al posto arriva basso, al posto di fare un,
al posto di fare il colpo, no? Vado a cercare la presa. Qui bisogna farci la mano, eh? Guarda, il maestro è molto bravo, lui lo chiama Roshow. Roshow, guarda. Brutto. Ciao, ciao, ciao. Oh, questa qui la voglio. Ti prendo, non che ti prendo dal di fuori. Sì. No? Devo prendere. Da lì dentro. Dai dentro, ok? Vai, Roshow, bellissimo. Vai. Quindi questo che trasformiamo in presa. Anche nel basso, mi sei. Anche nel basso, poi è chiaro, nel basso trasformi in presa. Mm-hmm. Posso benissimo parare e prendere subito la cintura. E soprattutto lo vedremo molto andare dietro. Mm-hmm. Andare dietro lo vedremo veramente tanto, dai. Questa cosa qui da andare. Questa cosa qui deve andare via. Quindi trasformare questa tecnica, lo vedremo qui, i doppi. Proprio la difesa personale, molto più interessante che una mano va avanti e una va indietro, una mano va avanti e una va indietro. Come il qua, del Talang, no? Come nello Shaolin. C'è in tutti gli stili. C'è in tutti gli stili. C'è anche nel ventaglio, eccetera. Che come arte marziale diventa questo, arriva da parte, questo. Ma a noi come lottatori interessa il bar. Dai, tanto tieni, no? D'altra parte. A qui interessa il bar. Come tendere un arco. Così. Bar. Sì, polmone uno, vai dall'altra parte. Sì, polmone uno. Le belle prese proprio così. Yes. Quindi, ottimo. Quindi il doppio che lo usiamo per qualcosa che serve, come lotta, ho capito, chiaro. Basso. Noi facciamo il basso così, che serve ad esempio per la presa alle gambe che stoppo, ma è molto bello con le mani aperte che abbasso la persona, no? Per poi fare tecnica. D'altra parte, abbasso la persona. D'altra parte, qui, abbasso la persona. Come arte marziale c'è proprio un colpo. Poi abbiamo questo. Ok, difesa bassa, difesa alta. Molto carino. Questo, lo uso molto, zoom, subito dall'altra parte. Oh, viene subito dall'altra parte. Lao. Non fate cadere, disgrazia. Fammelo piano. Vedi che te lo faccio forte. Questo si volta. La posizione è quella, eh. Lao. Quindi vedi, ok, la doppia paura, ma in realtà poi diventano tecniche. Idealmente sarebbe la caviglia, se riesco. Anche al ginocchio, sì, la caviglia, chiaro. Alla caviglia fai volare tanto, diventa proprio l'aquila. Guarda. Guarda. Diventa Igor l'acqua, il Jauti, il fantasma, cornuto. Sì. Una mano, questa mano che tira. Due direzioni. Sì. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.